In diretta dal circuito di Sakhir in Bahrain, va in scena il quinto round della stagione 2019-2020 del Formula 2 Invitation Tournament. Amici di Formula 3 Team, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli per i più Hiroshi. Assieme a me, qui in cabina di commento per commentare quel che sarà questo GP, abbiamo anche la voce del caro Emazio, Emanuele Felicella. Ciao Emma. Ciao, buonasera, buongiorno a tutti. Eh sì, è un po' complicato a livello tempistico, poiché è un po' scommettere di questa serata che si è disputata lunedì con il quinto round, come detto, di questo campionato ad inviti. Quattro finora gli appuntamenti che hanno affrontato i piloti in Austria, in Canada, a Monza e in Belgio. Nove di questi piloti che vediamo sulla classifica, sulla sinistra insieme alle impressioni, sono piloti fissi, in nove ovviamente scuderie differenti. Ad ogni GP i vari team, pardon, convocano delle wildcard, il tutto per permettere di creare un po' i team bilanciati, specie per aiutare le scuderie un po' in difficoltà nella classifica costruttori, comandata tra l'altro in questo momento dalla Dams a quota 92, Campos a quota 90 ed MP a quota 78, inquadrato in questo momento top in Kestrel, mentre i piloti stanno affrontando la qualifica a tentativo unico. Per questo format si prevede quindi la qualifica a tentativo unico nella mattinata, ovviamente per l'orario che stiamo vedendo qui in Bahrain, poi vedremo le gare di notte, gara 1 che si correrà essenzialmente al tramonto e gara 2 in notturna, così come da calendario tra virgolette stabilito, almeno nei circuiti che permettono di correre in notturna. Tutto il regolamento, anche per chi è interessato e volesse unirsi a questo tipo di torneo, assolutamente aperto a tutti i piloti che si iscrivono sul nostro sito. Ci ritroviamo anche Patrick Campana, che era da tanto e non vedevamo al volante qui su Formula Italia Team, quindi è assolutamente aperto a tutti quanti. Diciamo dei piloti di Topping, che ha il comando della classifica piloti con 111 punti, 87 per Danix, 65 Mister X, 2 pole per Topping, una per Raikkonen e una per Alberto. Vediamo chi sta ottenendo i 2 punti che garantiscono la pole position. Flaminio in 1.47.139, i soli 60 millesimi sul secondo pilota, che non ho fatto il tempo a vedere, mi è sfuggito, mi pare fosse Mister X. Mister X. E quindi già due Sì, era punticini, Mister X. grazie mille, quindi già due punticini messi nel taschino dal buon Flaminio. Li vediamo in sovrimpressione che segna 4 alla grafica, ma in realtà, come da regolamento, è 2 per la qualifica ed 1 per i giri veloci. Il punteggio di gara 1 della Future Race, al solito, è il classico che siamo abituati a vedere in Formula 1, 25, 18, 15, eccetera, eccetera. Per la Sprint Race, che saranno 6 giri in meno all'incirca, è invece 15, 12, 10, 8, 6 e via via. Per i primi 8 che chiuderanno la Sprint Race, i primi 8 che invece chiuderanno la Future Race, ovvero gara 1, si invertiranno poi per gara 2. Le immagini ovviamente sono quelle che ci arrivano dal circuito di Sakhir in Bahrain, ma ci abbiamo corso tanto tempo fa con i campionati. La Formula 2 ha un sottosterzo davvero cronico e un posteriore che appena chiedi trazione spanda davvero molto. Cosa credi Sì. Beh, potrebbe cambiare rispetto alla Formula 1? rispetto alla Formula 1, su questa pista è veramente già con la Formula 1 è veramente devastante correre qui. È davvero molto difficile sia in trazione sia in curva. Per queste Formula 2 fanno veramente tanta fatica in frenata, ho notato. E quindi voglio vedere, insomma, se ci sarà qualche coraggioso che tenterà qualche azzardo oppure no. È in staccata, diciamo, però per il resto sì, Formula 2 è davvero molto difficile da guidare qua. È veramente un tracciato dove il pilota può fare la differenza. E dunque, vetture che hanno iniziato in questo momento il loro giro di formazione. Tra poco sì, vedremo anche la classifica in sovrimpressione per fare un quadro più completo di quelle che sono state, di quelli che sono i punti che sono stati guadagnati dai piloti. La scorsa settimana abbiamo avuto un graditissimo ritorno e una gradita doppia, una coppia alla vittoria molto molto particolare, ovvero Smokeman nella Sprint Race in Canada e Alberto 2-2 sempre in Canada nella Future Race. Quindi segno che un po' di fascino, un po' di verve ce l'hanno anche queste vetture, assolutamente, come detto dal buon Ema, anche difficili da portare quando si tratta di frenare. Con un posteriore l'ho intravisto, ora era sfocata l'immagine, però c'era una Carlin, se non vado errato, che dalle S discesa è uscita esageratamente di traverso, quindi il posteriore è sempre molto molto complicato da gestire. 24 per ora i piloti che hanno preso parte ad almeno una gara, 25 questa sera con Patrick Campana, che come detto torna al volante in questa sul nostro forum. Per lui diversi anni, soprattutto l'ultimo in Pro League, non è stato così divertente, così ricco di successi. Speriamo che almeno
questa sera si possa divertire di base. Sono eventi questi molto amichevoli, che puntano un po' al divertimento, però abbiamo visto che la verba e la voglia di vincere c'è, ad esempio questa per il campionato piloti, per la classifica piloti guidata da Topping Gasser, che in questa feature race, dove si prendono come detto più punti, ha anche una buona chance di allungare nei confronti di Danix, poiché per quella gara 1 sarà 7, infatti sono 15 le vetture in questo momento in pista. Qualche difficoltà anche nello scaldare le gomme per diversi tempi. No, qua è importante sull'F1, qua è fondamentale, perché veramente bisogna avere. È una macchina, sono macchine difficili da guidare, quindi sì, insomma, deve essere veramente quasi tutto perfetto. E dunque, prima fila con Flaminio e Mister X. Flaminio che partirà con la mescola media, tra l'altro c'è libertà di scelta per la mescola da montare al via, nonostante rispetto alla gomma che si utilizza in qualifica tutti con la rossa, e in questo momento vediamo tutti con la rossa nella top 10, fatta eccezione per Flaminio ed Unapolitan, che invece optano per la mescola media. Poi ovviamente passeranno alla mescola banda rossa anche loro. Attenzione poi per la sprint race, poiché si hanno a disposizione due mescole medie ed una mescola soft per entrambe le due gare, quindi eventualmente non consumare troppo questa gomma potrebbe poi essere problematico per una sosta che di solito non si fa però nella sprint race. Vediamo quel che sarà con questo quinto round del Formula 2 Invitation Tournament, con le 5 luci che si spengono in questo momento. Quindi parte la Future Race qui in Bahrain con Flaminio e Mister X dalla pole. Vediamo la staccata di curva 1, al solito sarà molto 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 difficile. Vetture che si aprono a ventaglio anche nelle retrovie, c'è qualcuno che cerca di approfittare della situazione. Mister X affonda il colpo nei confronti di Flaminio, una mescola più morbida forse lo ha aiutato ad essere... Flaminio non molla però, Si ne richiama. Flaminio non molla, si riporta davanti. C'è anche... Oh, una Pulitan. Sì, sembra che loro hanno la soft. vediamo, attenzione a Mister X, però all'interno ci riprova, sono a Pulita, anche ovviamente era all'esterno, sono ruota a ruota i due piloti, però insomma il vantaggio di mescola si fa sentire nettamente, mentre dietro anche buona partenza di Sdem, che è in quarta posizione. Si è sopravanzato Turkovic, che è leggermente largo a curva 4, quella dove Mister X è riuscito a riprendersi la posizione nei confronti di Napolitan, che aveva preparato bene l'accelerazione da curva 2, una lieve piega verso sinistra, addirittura dall'esterno, poi verso la staccata di curva 4, però ha dovuto cedere un po' di bandiere gialle, qualche pilota in difficoltà, con in questo momento Emis e Rayal che prende la posizione. E Stefano Canino perde posizioni. Stefano Canino sta perdendo posizioni. Anche da Campana, Topping Kessler, tra l'altro scattato dodicesimo, quindi qualche difficoltà in qualifica, adesso viene accreditato in dodicesima posizione. Credo che gli fosse il giro è stato annullato durante la qualifica per un taglio, quindi è partito dietro. Però adesso è montato in undicesima posizione. Gara lunga comunque, quindi vediamo. Più o meno si gira in due minuti, no, 1.45 se non vado errato, 1.50, vediamo stiamo in questo momento. Sì, adesso vediamo il secondo giro, cosa c'è il cronometro, mentre c'è Hiroshi, ciao. Che va all'attacco di Tukumik. E ottiene la quinta posizione. Sì, insomma, adesso i piloti con la soft, ovviamente, questi giri faranno molta. Tukumik tenta di affondare la staccata. Però Hiroshi dovrebbe riuscire a tenersi la posizione. Sì, ne richiamo evidentemente meglio. Però c'è anche l'Openski che sopravanza Tukumik. Quindi, insomma, Tukumik un attimo in difficoltà. Mentre addirittura l'Openski va quasi a insidiare Hiroshi. Che però riesce a mantenere la quinta posizione, quindi un Lopeski on fire in questo momento. Sì, dicevo, piloti con la soft, attenzione, incrocio di Lopeski su Hiroshi. Hiroshi però non molla, ma è costretto a tenere la... Mamma mia, ha fatto un stuffone anche Emis su Tukumik, che però perde anche la posizione su Campana. È veramente una fase di gara adesso molto, molto frizzante, che però secondo me non aiuta, perché una Pulitan e Flaminio con questa media stanno guadagnando veramente troppo e perderanno poi tanto, mentre problemi per Ferro forse. E anche Advance Apple e Pod di Luca sono un po' rimasti un po' in ritardo, quindi forse un contatto all'inizio della gara. Mentre lì davanti sta veramente succedendo di tutto tra la quinta e la decima posizione, con anche Ray che ha la gomma media che se ne sta, ne approfitta perché rimane lì, e quando poi passerà alla soft. Oh no! No, chi si è girato? Vediamo se riusciamo a ricordare. Credo Lopeski.
Lopez, si è girato Lopez, che ha perso la vettura, sicuramente sul cordolo interno, è veramente devastante. Quel cordolo lì basta. Mamma mia. Occhio Lopez, dietro. chi ancora? Mamma mia, ti prego, tienila. Vabbè, forse Hiroshi, che la corsa non è forse è una novità, però io non l'ho ancora vista la gara, quindi sono tutto. Non me la sono vista apposta, sono tutto gasato. Quindi inizia il terzo giro con Mister X che sopravanza Flaminio in prima posizione, mentre Lopez, che è ancora qua in difficoltà, è in ultima adesso. E si è agganciata anche una Pulitan, mentre lì continuano le bagarre tra campane e tu come ci sono così tante lotte da seguire che non so più dove andare. Aiutami, Raffa, ti prego. E non c'è nemmeno il DRS ancora. E Questo è non c'è neanche il incredibile. DRS, è vero. Sì, comunque per ora secondo me i più avvantaggiati per questa gara sono Napulitan e Flaminio, che stanno facendo veramente un gran lavoro con questa gomma media. Oh mamma mia, Napulitan, che traverso. Gli è costato caro in pro questo traverso nell'ultima gara a Monza. Pilota che è sempre di traverso, Napulitan. Però ripeto che secondo me sì, ne stanno giovando tutti. Anche Reyes, che adesso passa Emis, stanno tutti guadagnando. È una brutta lotta, secondo, cioè brutta lotta nel senso per lo svolgimento della gara, tra i piloti lì, tra la quinta e l'ottava posizione con la gomma soft, perché sicuramente questo non li avvantaggia, non gli fa sfruttare il vantaggio della mescola. Adesso Hiroshi ha 4 secondi da Sdem, che è più o meno attaccato al trenino, però anche Sdem con gomma soft. Mamma mia, in 3 giri è già successo di tutto. Eh sì, poco utile, poi soprattutto è stata fatta tutta senza DRS, quindi si affondava la staccata in una curva, ma la trazione poi non veniva così avvantaggiato, quindi il pilota appena passato no, ma chi stava dietro, ad esempio Lopez, che l'abbiamo visto tentare il sorpasso sia nei confronti di Tungvik che anche nei miei confronti, perché arrivava lanciatissimo, è stato bravissimo nel preparare la trazione, l'attacco a curva 2 e 3, adesso probabilmente Campana mi spinge praticamente sulla dritta, adesso il DRS c'è. Sì, adesso c'è, faciliterà sicuramente i sorpassi, infatti Rossi non pone neanche troppa resistenza. Però sì, vediamo. Ci ha raggiunto Oh, anche Alex ciao. Troy Ci con me. ha raggiunto Long, ci ha raggiunto Long Ecco mentre qua. siamo al quarto giro, appena iniziato. Ah. Mentre Reyel sopravanza anche lui Topping Castle, Topping Castle sopravanza Emis. Fase di gara molto concitata, mentre Hiroshi prova all'esterno di nuovo su Campana, non ci sta, di quella sua quinta posizione, ma è costretto a cedere. Come potete vedere, F2 veramente, anche per me che è la prima volta che le commento, molto difficili da guidare, quindi è molto difficile anche provare manovre, diciamo che in F1 magari si provano molto tranquillamente. Sdem ha perso qualcosina nei confronti di una Pulitan, segno che forse questa soft sta iniziando un po' anche a cedere. Cosa ne pensi, Raffaele? Dopo 3 giri il primo calo c'è, che si prospetta intorno al sesto settimo giro per Guarda, Mason Stewart. guarda Reyer quanta trazione ha in più rispetto a Tukumik. Mamma mia, mamma mia. Sì, adesso Reyer vedremo che farà un po'. Supererà un po' come i birilli, secondo me, piano piano. Sì, specie in trazione, tanta la fiducia poi che ti offre la mescola media in questo momento nei confronti della soft, perché il posteriore sbandava veramente tanto, soprattutto in uscita da curva 1, dove lo sappiamo, no? C'è quella lieve S sinistra-destra, lieve ma abbastanza insidiosa, perché bisogna saltarci bene sui cordoli interni, si destabilizzano facilmente queste vetture, quindi è molto rigido Vediamo il una setup. pulita. Una pulita molto vicina a Flaminio, ma ancora nulla. Flaminio e una pulita, secondo me, stanno giocando molto di strategia. Aspettano il prossimo calo, diciamo, di questa rossa. Mentre i primi pit stop, Topping Castle e Tukumik. Mentre ancora Reyel prova l'attacco su Hiroshi, che resiste all'esterno di curva 1. Vediamo se nel richiamo Reyel riuscirà a attaccare. Per ora ancora no, la soft regge. Anche se abbiamo visto i primi pit stop anche di Lopensky. Ovviamente montano questi piloti, ma tutti la soft e montano la gomma media. Per arrivare in fondo, Raffaele, io è la prima volta che commento questa gara di F2. Io ho visto solo, diciamo, quelle reali, cioè la F2 reale. Noto che però chi comunque monta la soft, la gomma più morbida, anche se a fine stint, dopo poco comunque crolla. Queste soft, anche se montate a fine gara, non è che durino poi molto. Quindi magari anche un pilota che ha montato la media adesso può comunque andare più forte magari gli ultimi 2 giri di uno che ha la soft di 5-6 giri, giusto? La difficoltà è che è una soft che ha effettuato il giro di qualifica, sebbene fosse un tentativo unico, ha comunque effettuato quel giro di qualifica, mentre la media è estremamente nuova. I piloti che poi andranno a montare la soft, come Flaminio e una Pulitan, sarà una soft nuova.
Quindi l'inghippo sta Ok. lì, che è quel giro in più che potrà garantire una maggior durata a questa mescola morbida. Poi, insomma, il circuito è anche particolare. Abbiamo scelto per quanto riguardava la scelta delle piste, insomma, dove correre per il calendario. Circuiti dove il DRS facesse davvero tanta differenza, insomma, per creare gare un po' più movimentate, mentre che Mister X torna ai box. Occhio alla pit lane a 60 km/h con la Formula 2. Vediamo se Napoletano e Flaminio romperanno questa tregua. E allora sembra di no. E per ora, secondo me, a loro va benissimo così. Cioè, sono veramente in un'ottima situazione di gara. Mentre vanno in box anche Sdem, Patrick e Rossi. È divertente, divertente. Fammelo fare durante la gara qualche volta. E ovviamente gomma media. Mentre una pulita, mamma mia, vicinissimo Flaminio. Vediamo più che altro dove uscirà anche Mister X per vedere se riuscirà a guadagnare del tempo o perderlo. Eliminatore in questo momento anche Stem Campana, che comunque con ritmo, approfittando anche delle bagarre nel primo stint, è risalito abbastanza bene in una virtuale quinta posizione. Tukumic e Topping hanno effettuato una sorta di undercut nei confronti di tutto il gruppone, costituito da me, Campana, Stem che anche ha perso quasi un secondino nei confronti della coppia Campana e Hiroshi, che si era costituito in precedenza. Tra l'altro, Topping in questo momento prova ad insidiare Tukumic, cioè sono anche io che provo ad infilare il nasino, magari favorire la trazione, l'incrocio di traiettoria. Mi assento un minuto contato, pausa, Prego, prego. bagno, torno subito. Prego, prego, insomma, un po' scommettere, anche un po' tra virgolette goliardico per alcune situazioni, giusto per far avere questo contenuto sia ai piloti che avevano richiesto, è sempre bello rivedersi, ma anche agli spettatori, che qualcuno era interessato a vedere come si era delineato, insomma, nelle precedenti live, commentate anche dal buon Fabio Max, cioè sono stati davvero molti nomi ad aiutarci, e diversi erano interessati a vedere come si stava svolgendo questo campionato, che è particolare, magari con un po' di fascino in più. Vediamo Napolitan va all'interno nei confronti di Flaminio, alla staccata di curva 1 si prende la prima posizione. 6 giri percorsi su questa mescola media, siamo all'inizio del settimo, con le due vetture in questo momento affrontano la chicane di curva 2-3, sbatta un po' Napolitan in trazione, nelle retrovie, che retrovie, centro gruppo, nel box Emis e Stefano Canino, i due che mancavano alla sosta, visto che sono partiti con la mescola sorta. In questo momento tutte le vetture in pista sono con la mescola media, mancano Napolitan, Flaminio e Rayel per poter passare alla mescola soft, almeno all'interno della top 10. Poi ci sono anche Ferrat, Van Zeppel e Poz Luca, che non si sono ancora fermati. Sì, io sono tornato. E Perfetto. mentre vedo che Emis e Stefano Canino sono andati ai box, anche loro gomma media. Ora tutti i piloti hanno gomma media. E tutti, tutti, tutti. Anche chi non si è ancora fermato. E più o meno verso che giro dovrebbero fermarsi i piloti a montare la gomma soft? Decimo Quelli, quelli giro, media. anche fine nono, inizio decimo, pardon, fine nono, fine decimo all'incirca. Spintarella da parte mia nei confronti di Tukumic. Sì, eccoci qua. Allora, sì, Tukumic per ora che tiene comunque un buon pass. Diciamo che forse il problema di questi piloti che adesso sono partiti con la soft è un po' il traffico. Perché adesso Napolitano e Flaminio hanno strada libera. Mentre Mister X con la media nuova attacca Poz Luca e lo passa. Dicevo, il problema forse di questi piloti adesso che sono partiti con gomma soft è che adesso si trovano veramente, veramente nel traffico. Mentre Flaminio e Napolitan sono liberi, diciamo, anche un po' da inizio gara di fare il loro passo. Infatti, Napolitan col DRS riesce addirittura a fare il giro veloce. Vediamo se però Flaminio lo insidia. Attacca col DRS. Sì, attacco e passa. Sarebbe cosa buona e giusta non battagliare, però a quanto pare non hanno queste intenzioni. Hanno fatto questa tregua, diciamo, per i primi 6 giri. Poi adesso iniziano una lotta che secondo me è sbagliata, perché perdono solo tempo rispetto a quelli dietro. Una pulita attacca all'interno Flaminio. Flaminio incrocia. Regia, ci dia le immagini. Ecco qua, ancora ruota a ruota a inizio del T2. Mamma mia, Flaminio protegge all'interno. Per ora avanti Flaminio, mette Top in Kessel per fare girare il giro più veloce, ma è solo un decimo più Battuta. veloce, credo, del è solo un decimo più veloce rispetto del giro che ha fatto una Pulitan, se non mi sbaglio, prima, giusto? No, perché nell'intermezzo c'è stato anche il giro veloce di Mister X. Ah, ok.
E quindi sì, insomma, però sembra che stiano girando comunque abbastanza simile, quindi vediamo, vediamo. Secondo me la differenza la farà la gestione della rossa da parte di una Napulitan, Flaminio e anche comunque di Rael, e di Ferra e di Advance Apple, che sono tutti quelli che sono partiti, diciamo, con la gialla, anche Pots Luca. E mentre sì, intanto il vantaggio di una Napulitan e Flaminio con questa lotta rispetto a Rael è diminuito da 10 secondi a 9, quindi ha perso un secondo quasi, anche di più, in questa battaglia. Mentre vediamo Hiroshi che si è aperto ad attaccare di nuovo Tukumi che va largo. Curva davvero difficile quella che ha appena affrontato il pilota che si trova in undicesima posizione, però ancora nulla, mentre davanti Topping in bagarre con Campana passa Topping che non si fa pregare, lo supera così. Sto notando però sinceramente che rispetto alla Formula 1 qua il DRS non fa tutta questa differenza, cioè aiuta a sorpassare, ma non fa tutta la differenza che fa nelle gare, diciamo, di Formula 1. Vedo molto, molto manico rispetto dei piloti e questa cosa mi fa piacere perché ultimamente questi ultimi due titoli, diciamo, anche di Formula 1 sono stati molto difficili perché le gare si basavano molto sul DRS, sui trenini, quindi è bello vedere delle gare finalmente dove il pilota a macchine pari si può scontrare tranquillamente con gli altri senza dover stare a guardare troppo erse, mentre Hiroshi finalmente attacca Tukumik all'interno in curva 1 e si prende l'undicesima posizione. Bel sorpasso, Hiroshi. Grazie. Dai, col Sì. DRS poi Magol mi ha lasciato spazio. Insomma, le ali, anche soprattutto per il DRS, sono più piccole rispetto alla Formula 1. La filosofia è un pochino più 2016-2015, che effettivamente non era così facile il sorpasso, anche nonostante ci fosse il DRS. Sì, mi ricordo io che comunque io corro da tanto, da F1, credo 2012, sul fit dal 2015 comunque. E mi ricordo che i sorpassi sì, erano facilitati col DRS, ma non c'erano mai stati, diciamo, trenini o cose del genere. Si faceva molta differenza con le vetture. Però sì, diciamo che comunque chi vuole comunque riesce a fare la differenza. Però insomma, queste F2 sono belle da guidare perché sì, sto vedendo veramente che il pilota ci mette tanto, tanto manico. Viene iniziato il decimo giro con una Napulitan che adesso è davanti a Flaminio. Quindi l'ha ripassato. E Topping Kestrel che va all'attacco di Pots Luca e lo passa. Pots Luca che si deve ancora fermare. Campana, mamma mia. Che attacco all'interno. E anche Hiroshi adesso sicuramente si vorrà liberare di Pots Luca. Mentre 5 secondi di penalità per Ferra per accelerazione ai box. Ecco, Ferra è il primo di quello delle medie. Con quello. Primo con le medie che si ferma, mentre Hiroshi all'ultima curva mette il musino davanti a Pots Luca e lo passa. Hiroshi che non vuole sicuramente perdere la scia di quelli davanti. Ferra mette la soft come previsto. E vediamo in che posizione uscirà. Ancora i box, dodicesimo. Credo uscirà tra Canino e Emis forse. Mentre mamma mia, Pots Luca, credo fosse su Hiroshi. Ha dato Può un bacino e capitare. bacino tra le due gomme, però non è successo nulla, questo è l'importante. Però viene superato anche da Tukumik in questo momento. Pots Luca che si deve ancora fermare. Mentre bandiera gialla al settore 1, credo sia Emis. Sì, Emis sì, ha avuto qualche credo. difficoltà in uscita di curva 2, curva veramente difficile in trazione. Veramente bisogna dosare tantissimo il gas. Adesso avrà sicuramente le gomme molto, molto calde. Quindi Più che Ferra esce in altro. tredicesima posizione. Più che altro per i cordoli enormi che ci sono, anche. Quindi quando vai lì sopra è veramente dura tenerla. Specialmente queste macchine qui che il motore, diciamo, è regimi, spinge di più ai regimi alti, non è come quello delle Formula 1 normali. Attenzione, Emis si ritira mentre una Napulitan e Flaminio entrambi assieme calorosamente vanno ai box. Monteranno ovviamente la soft. Sarà curioso vedere dove usciranno e cosa faranno adesso. E anche Rael che aveva perso però qualcosina rispetto a una Napulitan e Flaminio nell'ultimo giro. Forse qualche errorino da parte del pilota della Uni Virtuosi, credo. Giusto, sì. Vediamo. Rael, sì. Advance Apple invece continua, preferisce fare un altro giro, non si fida forse di tirare le gomme soft per tutti questi giri rimanenti, mentre Mr. X esce in prima posizione virtuale, ma ragazzi, Flaminio e Napulita sono appiccicati e quindi mi sa che Mr. X dovrà sperare veramente tanto in un calo degli ultimi giri di questa soft.
Reyer, che era un po' più attardato, esce in decima posizione appena dietro tu, Kumik. Poi adesso vedremo Reyer che ci farà impazzire con qualche sorpasso sicuramente. Dicevo che una Pulita e Flamino sono usciti praticamente a un secondo da Mister X. E quindi vediamo cosa succede. Adesso però c'è un bel pacchetto di mischia per Rayle da superare, quindi insomma vediamo, vediamo. Secondo me Rayle ci farà divertire, come ho detto prima. E voglio vedere anche Advance Apple poi dove finirà, quando uscirà. Forse Advance Apple, Raffa, cosa potrebbe aspettare anche una safety car? Che dopo questa ultima patch 1.20, che poi è uscita anche l'1.21, Safety Car che finalmente è tornata a funzionare in modo corretto, non me l'aspettavo. E Advance Apple che, perché no, prova magari la matta, dice non ho nulla da perdere, aspetto magari una Safety Car, mentre Rayel si vede, mamma mia, la differenza di trazione, va subito all'attacco di Tukumik. Rayel che non ha assolutamente tempo da perdere adesso, se no non potrà giovare di questa rossa. Perché no, una Safety Car che esce. Cioè, per uscire esce, e quindi ci prova, non si sa mai, non ha nulla da perdere. E invece no, ha da perdere, è andata in box e ha preso pure 5 secondi per accelerazione. E mentre Mister X sigla nuovo giro veloce, ma credo che tra poco, tra meno di un giro, sarà battuto dai piloti con la gomma soft. Sì, specie dopo il E radio DRS. sì. Sì, vediamo quindi Advance Apple Box uscirà, credo, in dodicesima posizione, no, tra la decima e l'undicesima posizione, sì. E anche Paz Luca, lui Box, che era l'ultimo pilota che era rimasto con le gomme medie in pista. Paz Luca che magari può cercare un giro veloce. Ora io non mi ricordo come funzioni qua il giro veloce nell'F2, e come funziona come l'F1. Sì, sempre all'interno della top 10 viene assegnato. Scusami se ti interrompo, Guarda, ma c'è una figurati. Pulitan che è veramente appiccicata adesso a Mister X. Credo che se ha una buona trazione in uscita da questa curva, che non è affatto facile, curva veramente a gomito, difficilissima. Già con l'F1, figurati con l'F2. Vediamo una buona trazione. Mister X scoda leggermente, anche se conoscendo Ernesto sicuramente lui non lo lascerà passare in modo facile. Una Pulita infatti si fa solo vedere, per ora non si vuole prendere nessun rischio, anche perché non c'è bisogno di prendersi rischi, perché ha la gomma che è nettamente più veloce. Però deve stare anche attento perché Flaminio intanto si è riportato sotto il secondo quasi. E mentre lì dietro ancora tutto tranquillo tra Sdem, Topping, Patrick e Hiroshi, mentre Rayle è 1.4 da Hiroshi. Vediamo se riuscirà a raggiungerli, anche che proprio di sì. Diamo una Pulitan qua. Mamma mia, all'interno. Mamma mia, io non capisco questa manovra. Ha un rettilineo grande come una casa del DRS. Manovra secondo me azzardata. E vediamo con Mister X che diventa trasparente. Con Flaminio che intanto si. Mamma mia, che sigla il giro veloce. Ernesto vende carissima la pelle con una Pulitan che però prova l'attacco all'interno. Oddio, Mister X affonda una staccata più profonda di quella di una Pulitan, che secondo me ha fatto una manovra. Oh no, Mister X prende 3 secondi, peccato. Una Pulitan che ha fatto una manovra, secondo me, scellerata, perché adesso Flaminio è lì e ci prova, si fa vedere. E una Pulitan è passato da praticamente giocarsi la gara da solo, adesso avere Mister X davanti ancora, e Flaminio lì che lo punzecchia. Mister X ora che però ha anche 3 secondi, mentre Lopensky viene passato da Advance Apple, sì. Differenza di gomma abbastanza evidente. Però adesso sì, c'è da vedere cosa vorrà fare Mister X, perché dovrà anche preservare i 3 secondi. Cioè, fossi Mister X, starei anche attento a Sdem e il gruppetto dietro, che non è lontanissimo. Quindi vediamo un po'. Anche se ormai mancano 3 giri, mentre una Pulita ci riprova di nuovo all'interno su Mister X. Napo un po', diciamo, garibaldino, si vede che non vuole perdere tempo, forse perché è consapevole del fatto che questa rossa non durerà in eterno. Vediamo qua all'esterno. Oh mamma mia, Ma mi come sembra fanno a di vedere chiudere? Napo proprio. Ma che ha chiuso? Oddio, Come oddio, ce l'ha fatta. Mi sembra di vedere il Napo, diciamo, dalla Master del 2016, della Pro del 2015, che fa manovre abbastanza alla Napo, bellissime per carità. Mentre tu mi prendi 3 secondi, e adesso Flaminio, se vuole vincere questa gara, deve passare assolutamente Mister X, cosa che non è assolutamente facile. Però secondo me una Pulitan ha sbagliato, perché ora Mister X è DRS, e infatti, come prevedevo, lo vado ad attaccare all'esterno.
E lo passa Flaminio. Flaminio prova a fare la mossa, lo scatto del fagiano. E prova all'esterno, diciamo, a citazione al grande Enrico. E adesso non so neanche cosa commentare perché tutti attaccano tutti ed è una manovra veramente folle. Kansas Oh, City, mamma mia! Kansas fanno City tre Move, bellissimi, vediamo. però. Sono andati. Mi sono frenato in Cina. Immagino il resto. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Sì, cioè, sono, cioè, sui rettilinei si passavano una a destra e una a sinistra, sembrava di vedere una gara di Moto3. Mentre Hiroshi, anche lui attacca Campana, si vede Rayel vicino e quindi decide, dice ok, bene, non voglio far passare da Rayel e quindi passa Campana. E vediamo però se Campana prova qua con Hiroshi che è leggermente lungo, però Hiroshi che adesso deve chiudere il gap tra Topping Caster e l'SDM, mentre bandiera gialla al settore 1. Forse qualcuno in difficoltà? Credo Pozzuluca, è abbastanza Credo lontano, Poz Pozzi. Luca? Eh sì. Forse magari sì. Rayel ci prova avanti il suo compagno di squadra, Campana. E sale in ottava posizione. Credo. Com'è che funziona la gara 2? Poi dopo si I primi invertono dalla prima alla. Beh, 8. diciamo che Campana. Forse non potrebbe essere una brutta idea rimanere ottavo adesso. Niente, Napo Mentre facile Napo pure. ancora. Ancora l'ultima curva. Io continuo a non capire questa manovra. Cioè, ok, dovrebbe aver capito questo adesso. E mentre di nuovo bandiera gialla al settore 1. Ora anche Flaminia è abbastanza lontano. Quindi una Napolitano può affondare la. Mentre Ferra prende altri 3 secondi. Una Napolitano può affondare la staccata. E magari adesso sfruttare al T1, al T2 la freschezza della soft. E magari far sì che Mr. X tappi anche un po' Flaminio e andarsene. Perché ormai mancano meno 2 giri. Mentre Rayel, con la differenza di gomma, attacca Hiroshi. Si porta in sesta posizione. Vediamo se anche Flaminio riuscirà a liberarsi di Mr. X e sfruttare questa gomma soft. No, mamma mia, Flaminio Mr. X resiste e questo va tutto a vantaggio di una Napolitan che adesso deve assolutamente scappare se vuole vincere questa gara. Mr. X, nonostante abbia 3 secondi, resiste su Flaminio e sicuramente Luca non gli starà dicendo belle cose conoscendolo, essendo anche mio compagno di squadra in pro, sarà molto contento di questa resistenza. Lo pesca anche lui 3 secondi. Vediamo se ha una buona trazione qua Flaminio, se riesce a passare Mr. X, ma purtroppo Mr. X è ancora il DRS di una Napolitano, anche se lo dà un secondo. Quindi penso che almeno di clamorosi errori di una Napolitano potrebbe, cioè, dovrebbe avere la gara abbastanza dovrebbe avere la gara abbastanza in pugno, manca almeno un giro qualcosa. Penso che l'unica lotta adesso sarà tra Flaminio e Mr. X. E non so, anche c'è Topping Caster a 3 decimi su SDM e Hiroshi comunque che non molla su Rayel. Secondo te Raffaele La Rossa adesso sta cedendo? Perché comunque No, Mr. X non è che si allontana tanto. la rossa non È c'è, ancora soprattutto quella di. Forse quella di Napo. Quella di Flaminio invece si è Topping tenuto bene diversi decimi su di SDM. classe. Vediamo adesso Mr. X che nonostante i secondi si difende su Flaminio. Flaminio che prende tutta la scia. Porta all'esterno, credo tenterà un incrocio, vediamo. Invece no, prova all'interno. All'interno Flaminio cerca una migliore trazione e SDM si riprende tanto la posizione su Topping, che però vedo va È andato lunghissimo SDM. lunghissimo, Sì, Sam, sì. è andato lunghissimo. Flaminio, oddio, mi manca il fiato. Va all'attacco mamma mia! Di Dai, ruota, ruota, Mr. X. bellissimo! Si sono toccati. E credo che qua Luca gli avrà mandato gli auguri di San Valentino. Insomma, sì, Mr. X ha fatto una difesa molto. Mamma mia. Com'è Fisica. che dici? Rustica? Rusticana? Rusticana, sì. Che era? Non so, perché a Era, me in questo guarda. momento viene in mente solo il rustico. Mamma mia, anche Io Rayel dietro. su SDM. Rayel, ottimo, ottimo. Rayel, poi Luca prende 3 secondi. Rayel riesce a guadagnare. Oddio, Hiroshi! Hiroshi all'esterno, oddio! Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Bravo Hiroshi. Hiroshi? Oddio! Bravo Hiroshi, bravo! Mamma mia, che sorpasso all'esterno! Io non ci avrei neanche provato neanche a pagarlo. Credo che Flaminio abbia rinunciato all'attacco su Mr. X, sapendo dei 3 secondi. Comunque, ha visto che Mr. X è molto fisico, e quindi insomma, mi sembra una manovra anche un po' scellerata provarci adesso. Advance Apple che tenta comunque di prendere la posizione su Ferra adesso. Vediamo, Advance Apple si butta. Ferra resiste.
Si resiste, Ferra vende cara la pelle. Ah, peccato Campana a 3 secondi. Deve cercare di mantenere la posizione su Tucumico. Oppure magicamente potrebbe trovarsi a partire da primo a nono. Mentre una Unapolitan vince, seguito da Flaminio che guadagna appunto la seconda posizione e Mister X in terza. Quarto arriva Topping Kestrel che rafforza la sua prima posizione. Quinto Rayel, sesto Hiroshi, settimo Snemo, ottavo Campana che dovrebbe mantenere la posizione su Tucumic. Che arriva adesso sul traguardo. Vediamo Stefano Canino in decima posizione. No, Pazluke si ritira con Advance Apple che non riesce a guadagnare la posizione su Ferra. Invece sì, per le penalità la guadagna, credo, sì. E quindi Advance Apple undicesimo, Ferra dodicesimo. Adesso arriva il solito Lopensky, poveretto. Ogni volta mi succede qualcuno, poverino. E quindi sì, finisce questa feature race, giusto? Ok, sì, quello dopo è sprint race, in effetti, perché È più più corta sprint. di sprint. E con una punita davanti a Mister X, davanti a Flaminio e Mister X, insomma, come previsto, i piloti che hanno invertito la strategia rispetto agli altri sono riusciti a fare 1-2. Bellissima gara, e a un certo punto non capivo neanche più dove andare a parare perché veramente wow, bellissimo. Veramente divertenti queste F2, succedono molte cose durante la gara. E quindi gara 2 che ci vedrà con una prima fila, credo Campana Sdem, sì, poi Hiroshi, Rayel, Topping Kestrel, Mister X e Flaminio Napolitan. Giro veloce che va Flaminio, 41-9, quindi lui Sì. si acchiappa quanti punti? Uno. Un punto, oh, fa sempre curriculum. Ah, sì. Ora andiamo a gara 2. Adesso c'è un po' più buio. Io personalmente non ho visto né gara 1 né gara 2, quindi ero molto, molto preso durante la gara. Magari Hiroshi, che l'ha già vissuta, mi può aiutare magari per qualche spunto di questa gara 2. Io credo che in gara 2 non si facciano pit stop, giusto? Esatto, non sono previsti. Ma anche Andrea ne sa, quindi anche Andrea Ah, vorrebbe no, segnalarti. perché Anche non lui mi non l'ha visto ricordavo. succedere. Ah, che... ah, bella, allora, va No, bene, non ce l'ho nemmeno allora. io, sì. Ok, allora siamo io e lui, siamo io e lui, allora. A voi, a Gara voi. 2 che si... Supervisione. vedo buio. Esatto. Oh, Gara 2 vabbè. al buio. Andrea, allora, niente, cosa ti aspetti a questa gara 2? Una prima fila? È molto bella questa cosa che si invertono, cioè che poi partono avanti gli altri. Però C'è anche aspetta, molto caos. ho visto gli highlight di Hiroshi, quindi non vorrei fare Questo non va spoiler. bene. Gara 2 che comunque vede protagonista anche Danix, vedo, che si è aggiunto in gara 2, giusto? Sì. Sì. E quindi Topping Kestrel che rafforza la sua prima posizione in classifica. E adesso vedremo una prima fila frizzantina perché c'è Campana e Sdem. Rayel in quarta posizione, Hiroshi in terza. Anche Hiroshi può fare un'ottima gara, secondo me. Quinta Topping, sesto Mister X, settimo Flaminio, ottavo Napolitan. Nono Tucumic, decimo Stefano Canino, undicesimo Advance Apple, dodicesimo Ferra, tredicesimo Lopensky, quattordicesimo Emis e punto quindicesimo Danix che ci ha raggiunto qua in pista per diciamo gara 2. Allora, visto che è la mia prima volta che commento l'F2, forse mi può aiutare anche Long in questo caso. Gara 2, sempre come la prima, che succedono 10.000 lotte Succedono oppure più più. cose. Succedono più cose Ah. perché essendo che si parte tutti con la gomma media e quindi non si fanno soste, perciò si elimina il gioco di strategia. Fatto sta che in pista deve succedere molto di più, perché se vuoi una posizione te la devi giocare e te la devi sudare in pista. Non esiste il vabbè, adesso vado a mettere le gomme soft e recupero tutti, no. Quindi la sprint race, tra virgolette, è un po' più maschia. Mi piace allora questa sprint race. Non vedo l'ora di vederla qua con voi, che anche questa qua, ripeto, non ho ancora visto. E vediamo. Insomma, un po' di previsioni. Long, visto che tu non l'hai vista, allora ha fatto non dirlo perché sennò non vale. Long, tu che non l'hai vista, cosa ne pensi? Secondo te chi è che può fare? Allora, facciamo così, dimmi chi vince secondo te e secondo te la sorpresa di questa gara, vediamo. Allora, vabbè, ma io te l'ho detto, ho visto Ma gli allora, highlights no, di Hiroshi. allora non vale, Per non me vale vince neanche tu. Hiroshi. Allora non vale.
Non vale allora, non vale, allora lo dico io. Secondo me la sorpresa di questa gara è Rael e secondo me vince Flaminio. Voi spoilerate più delle miniature di Netflix. Io non ho spoilerato niente, io non l'ho ancora vista Ah, la gara. nemmeno io, in realtà. Vediamo, vai. Magari sto solo giocando l'astuzia. Vai con la partenza, che anche questa sarà cruciale. Te la lascio a te, Ah, Longs. Io ho tra commentato quella di. di prima. A me? Ah, ok, Sì, va sì, bene. sì. Allora, siamo pronti per questa sprint race in Bahrain. Ricordiamo le regole, non si può. Non è prevista la sosta, sono tutti piloti con le gomme medie. I primi 8 sono stati ribaltati dalla gara prima. Aspettiamo i semafori che si spengano e si accendono che si spengano. Un po' di. Ah no, ecco perché doveva arrivare Emis ancora a fondo griglia, quindi ci siamo. Tutte le macchine sono pronte per partire. Eccoci i semafori, 2, 3, 4, 5. Via! Si parte per questa sprint race, buono, lo spunto di Roshi dalla terza posizione, Oh ma le mamma stem, mia! mamma mia, cos'è successo? Oddio. Safety car virtuale, spiegatemi cosa E succede. allora, secondo me perché Stem è rimasto piantato in partenza. E allora, rimanendo piantato in partenza, dietro si è creato il panico per riuscire a sorpassarlo prima. Infatti, vediamo che le due prema di Topping e di Stefano Canino hanno l'ala anteriore sinistra completamente rivelta, non c'è più niente nel castello centrale, nella parati laterale. E invece ci ha lasciato Rael, purtroppo, che in questo parapiglia è andato a impattare contro il muretto dei box, rovinando così la sua gara. È stata una partenza rocambolesca, a dir poco. Quindi safety car virtuale. Avevo annunciato la gara prima, avevo detto, bah, chissà, adesso potrebbe uscire una safety car. Esce una safety car virtuale. Che non credo che duri fino a che i piloti siano. Infatti, va via. E quindi comunque Topping Kessler e Stefano Canino che hanno la gara comunque abbastanza compromessa. Non so se anche qualcun altro ha riportato dei danni. Dalle immagini vedo solo le due prema. Vedo Hiroshi in seconda posizione, ottima partenza, e anche di Mister X, anche una Pulitan in quinta. Ha perso molto Flaminio, ha perso credo un paio di posizioni, quindi Probabilmente ha ottima. rallentato quando ha visto tutto quel Sì. parpiglio. Quindi ne hanno approfittato sicuramente Hiroshi, una Pulitan, Mister X e Zem, mentre Patrick è rimasto in prima posizione. Vediamo. Quindi considera mentre Emis anche lui ne ha approfittato che partiva molto indietro e ora si trova in settima appena sopravanzato Lopensky e Lopensky che non credo abbia danni quindi no è stato proprio un sorpasso pulito di Emis vediamo insomma adesso mamma mia Emis è sbandata vediamo insomma adesso se qualcuno andrà in box se ha dei danni mentre non ci sta Lopensky che si riprende la posizione subito su Emis e prova ad attaccare all'interno di curva 1. Mentre si è andato in box appunto Topping e Stefano Canino che avevano ovviamente la rotta attacco di Lopeschi che però non riesce a, non va a buon termine Ha perché Emis frazionato si molto bene difende Amis, sì. egregiamente sì sì veramente bene mentre Hiroshi all'esterno su Campana Hiroshi all'esterno su Campana vediamo chi ha la meglio nel richiamo sembra di vedere Hamilton e Rosberg e dovrebbe essere passato Hiroshi Oh, santa mentre Madonna. qua. Sì, perché un'altra cosa che non abbiamo detto è che i meccanici ai box delle Formula 2 sono pochissimi, perciò ci mettono tanto tanto tempo Tempi. nei pit stop, quindi figuriamoci in questo momento Praticamente Stefano cosa sta Canino pensando. praticamente è sceso e ha preso un caffè. Mentre ti dico che Danix ha superato Advance Apple e una Pulita ha passato Stam. Quindi fase di gara subito già al secondo giro, subito frizzantina. E anche Tucumi che adesso attacca Stam che ha avuto dei problemi in trazione. Ha perso la vettura. Forse un attimo gomme calde per il pilota. Pilota adesso che si trova in sesta posizione. Scusatemi, vi dico un'altra cosa, non vi arrabbiate, non conosco proprio tutti i nomi di tutte le scuderie Non dell'F2, quindi. ti preoccupare nemmeno io, cioè io conosco la prema, la Sauber, la Univirtuosi e le Quindi ci può aiutare. Intanto si può aiutare sì, Raffa. Raffa le sa tutte. Ah no, conosco anche la Dams, che è quella di Danix. E poi. Forse si sfonde la MP Motorsport. Quello per Stem forse. Ok. Campana però intanto non ci sta su Hiroshi, sono ancora Attenzione. molto vicini. Oh mamma mia, anche qua Danix se la rischia. Intanto Hiroshi sì che la fa girare il giro più veloce. Danix molto Su vicino a ferro. Ferra lo attacca, sì.
Danix che è appunto assente in gara 1, Toppincaster adesso è molto in difficoltà in 13ª posizione, deve assolutamente riguadagnare dei punti per il campionato, anche se credo che i piloti comunque non lo guardino molto. Mentre Danix attacca Ferra che va veramente lungo e si fa passare anche da Advance Apple. Giusto Raffa, correggimi se sbaglio. Sì, sì, sì. I piloti non guardano molto il campionato. Beh, si è concentrato sui giusto. Ok. Costruttori è abbastanza più divertente, i piloti chiedono qualcuno un pochino più forte per recuperare in classifica, di solito si tende ad esempio da Prema con Carino, davvero pochi punti, per diverse volte gli è stato dato Toppi come compagno per cercare di risalire in classifica, per creare una classifica più divertente nel costruttori. Però sappiamo sempre nel piloti Toppi che potrà vantarsi, dire ho battuto Danix, Mr. X, eccetera, eccetera. Ho vinto la Formula 2. Intanto Flaminio ha passato oddio, Flaminio ha passato Emis e Lupensky prova l'attacco all'interno su... Cioè, Flaminio ha provato l'attacco all'interno su Lupensky alla curva a gomito. È veramente coraggiosa come mossa. E ricordiamo che si è attivato anche il DRS mentre Mister X ha passato Campana. Campana un attimo in difficoltà forse in questo momento, mentre Hiroshi ha preso un secondo e sei dal secondo. Quindi Hiroshi prova il fugone. Tanto anche Danix quindi, su Emis. Settore 2, Ferra girato, settore 2, accidenti, ha rotto anche l'ala, peccato. La mia povera Sauber Junior Team. cosa sta facendo? Che poi tra l'altro c'è una particolarità in queste Formula 2, che ogni pilota conserva il proprio sponsor anche sulla livrea della macchina. Se noi andiamo a vedere quando andiamo a scegliere su Slam, che sta andando veramente in crisi adesso, e attacco all'interno di Tukumik che stacca molto profondo, arriva lungo, però forse no, non ce la fa, niente, anzi forse rischia pure la posizione su Lopensky adesso. Infatti Lopensky va all'interno, vediamo se magari vuole approfittare anche Flaminio, perché credo sia il DRS in questa zona qua. No, non lo so, non no, aspetta, forse dalle nuove da quest'anno. Oh, sì. Ecco, no, che colpo. Tukumik ha perso la macchina e Flaminio per evitarlo ha perso il posteriore ed è andato a muro, cavolo. No, che peccato. Non so cosa si prova perché è successo anche a me una cosa del genere. Una pulita intanto attacca Campana e lo passa. Sta succedendo un casino di cose in questo momento e ho paura di perdermi qualcosa. So cosa si prova perché lì perde la macchina e tu per evitarlo sbandi e vai a muro. E Emis perde anche lui la vettura e passa ad Safety Car. Anche perché non lo so, so che Flaminio è in mezzo alla pista, quindi potrebbe essere. Vediamo, no. Per ora la direzione gara decide che Flaminio sta bene lì fuori pista. E quindi niente, è successo un casino di cose, un sacco di cose. E alla fine ci siamo Danix che è settimo, che sta facendo la remontata. E Flaminio è ritirato, una pulita che è riuscita a passare Campana. E adesso una pulita è molto vicino a Mister X. Slam in quinta posizione, Lopensky che ha guadagnato due posizioni. E su Flaminio e su Tukumik, mentre adesso una Puritan all'interno su Mister X lo passa, mentre Hiroshi 2 secondi e 2 ha fatto 2 secondi e 5, anzi ha fatto un piccolo vuoto e le lotte dietro sicuramente lo aiutano. Vediamo se adesso Mister X prova a rispondere a una Puritan, ma mi sembra di no. Una Puritan sì, quindi va in seconda posizione, Hiroshi 3 secondi. Però Mister X tampona una Puritan, forse ha rotto il flap. Però l'ha tenuta, no, non ha rotto niente ma l'ha tenuta, ha fatto un gran traverso. Mamma mia, adesso si affaccia a Campana, adesso dobbiamo capire se Slam riuscirà a chiudere quel gap con Campana e Mister X che ha 3 secondi e 1. Non credo sia molto facile perché mancano comunque già 7 giri. No, sì. Sì, so contare. E adesso vediamo anche se una Puritan riuscirà a chiudere il gap con Hiroshi. E mentre Ferra si è fermata ai box e ha messo la gomma soft, quindi vediamo se riuscirà ad arrivare fino in fondo, magari si vuole togliere anche la soddisfazione di fare magari il giro più veloce. Non si sa, è perché questi set di gomme derivano anche dalla gara prima e dalla qualifica, quindi non lo so a quanto abbia il consumo Ferra. Bisogna anche, sì, tenere d'occhio queste cose. Due ritirati per ora, Ray, in partenza con un contatto rocambolesco. Anch'io ho capito cosa è successo. E Flaminio che purtroppo ha perso la vettura non per colpa sua, per schivare Tukumik che era in traverso.
Mentre Sdem è Stem lunghissimo e lunghissimo. passa, lo peschi, sì. Sì, Sdem che ha fatto una traiettoria stranissima all'ultima curva e viene passato anche da Danix adesso. Danix dall'ultima posizione è sesto, Emis prende 5 secondi di penalità. Danix che è sesto e sta approfittando di tutte queste cose che succedono. Cavolo, è arrivato in sesta posizione, credo che attaccherà anche Lopensky tra poco. Mentre Mister X ha perso il DRS da una Napolitano, e una Napolitano comunque rimane a 2-6 da Hiroshi. E non riesce a guadagnare tanto. Bandiera gialla al settore 1. Vediamo cosa è successo. Succedono cose. Emis si tira. Forse è andato anche lui. Ha perso la macchina in trazione ed è andata a muro, probabilmente. Sì, credo sia andata così. Mentre Oddio. pausa per un attimo. È tutto ok. Quindi riguadagna la zona punti top in Kestrel, che sale in decima posizione. E mentre forse piccolo errore di Hiroshi che ha perso 6 decimi, però per ora ancora nessuna safety car, quindi forse i piloti sono ritirati fuori pista, perché come dicevo i piloti comunque la safety car esce in condizioni pericolose, come è successo appunto con Rael, che era in mezzo alla pista sul traguardo. Ad esempio Flaminio che si è ritirato contro il muro, non è uscito nulla Settore perché 3, bandiera settore 3 gialla. bandiera gialla Forse un ancora. contatto. No, attenzione. Non lo so, non si sa. C'è una bandiera gialla. Ah, forse. Ah, Ferra è andato lungo. Sì, Ferra è andato lungo. No, non è Però. andato lungo. Ha Oddio. perso la macchina all'ultima curva in Ah. trazione. Ah, ok. Una Pulitan inizia a chiudere il gap sui Roshi. E Mister X inizia a perdere veramente tanto. Campana anche lui fuori dal DRS. E abbiamo Danix che adesso sicuramente attaccherà Lopensky per la quinta posizione. Vediamo, col DRS dovrebbe essere abbastanza facile. Interno, curva 1. Bam, passa. E quindi Danix guadagna la quinta posizione. E vediamo se riuscirà magari in questi giri anche Advance Apple su Tukumi adesso. Vediamo se Danix riuscirà a chiudere il gap su Campana. Mentre Advance Apple. Oddio, però Danix forse prima dovrebbe preoccuparti di Lopensky, che prova di nuovo ad attaccarlo all'interno di curva 1, 2, 3. Però Danix Adesso a incrocia, contare. Danix incrocia, oh, Ferra si ritira. Danix incrocia e si riprende la quinta posizione. Bella battaglia, mentre Ferra purtroppo si ritira. Era ultimo in difficoltà. Ha perso la macchina, però credo qua al T2. Oh, oh, Safety car. Sembri Raffa quando in Germania con la Prime League quando è uscita la Virtual. Non ci credo. È uscita la safety car? È uscita la safety car, ragazzi. Sì. Era previsto. E questo va a favore di Topping e Tukumi e Stefano Canino, che erano molto indietro. Infatti, Topping è già in box a montare la soft. Wow, non so cosa Vediamo dire. che Hiroshi rallenta tantissimo per il delta, che è un qualcosa che non mi piace a me. Wow, È veramente scandaloso una è regola del uscita una genere, però safety. vabbè. È uscita una safety, sono emozioni. L'ho vista così poi. Cioè, ragazzi, io l'ultima volta che ho visto una safety car fatta bene era, cioè, Formula 1 2016, cioè. Vediamo le scelte dei piloti. Hiroshi continua, mentre credo una Pulitan è andata ai box. Prende anche 5 secondi in accelerazione. Grande una Pulitan. Trae molti in inganno, perché molti pensano che sia 80, mentre secondo me per l'F2 è a 60, giusto? Credo sia 60 il limitatore. Sì. E quindi Hiroshi, Campana e Advance Apple non si fermano, si fidano della gomma gialla nuova, credo. Mentre Lopensky, una Pulitan, Sdem, Mister X, Danix, Tukumik, Topping Kester e Stefano Canino non si fidano e mettono questa soft Fanno come San Tommaso e rientrano in box. che comunque questa soft che è usata, mi state dicendo. Teoricamente sì, perché ci sono meno treni di gomme da utilizzare per la Formula 2 e quindi i treni di gomme che sono stati usati in gara 1 nella feature race e in qualifica sono riportati anche in gara 2 perché, proprio perché non prevede soste questo format di gara 2, allora dicono vabbè, al massimo poi si mettono queste gomme utilizzate magari per gli ultimi giri, eccetera, eccetera. E quindi mi stai dicendo che sono, cioè, forse non aveva senso questa sosta, perché comunque stai No. mettendo una soft usata
molto usata, abbiamo visto che la soft qua cala dopo 5-6 giri, Beh, però contro per comunque 4 giri, magari 3 giri, comunque riesce a tenere un buon passo. scopriremo insomma poi se regge. E secondo me, oddio, farà un po' fatica forse l'ultimo giro, gli ultimi 2 giri. Comunque la media è una goma che abbiamo visto che va. Mi permetto che è giusto la media, più che altro nella prima gara l'abbiamo visto utilizzare per 9-10 giri, poi si sono fermati. Quindi anche me, Patrick e Advance, che andremo fino alla fine, con la media infatti di base, sì, se non fosse uscita questa safety car sarebbe stato un finale difficilissimo per tutti, poiché la gomma sarebbe andata in forte crisi. La soft per Napo, no, Flaminio non è più in gara, perdono. Per Napo credo sia quello messo meglio, perché lui l'ha utilizzato negli ultimi 5 giri. Vettura un po' più scarica, non ha Advance esagerato, Apple è diciamo, nei tempi. rientrato? Sì. Sì, già questa dimostra invece un po' meno Sì. utile. Diciamo che ha visto che tutti gli altri si sono fermati, quindi ha deciso di fermarsi anche lui. Non vedo il motivo, cioè ormai sei lì, prova. Perché poi Ora non è come qui. nella Formula 1 che perdi 2 secondi per fermarti, guarda, saranno stati 5-6 secondi Una squadra di nel pit calcetto i stop. box, Eh sì. penso. È una squadra di calcetto a cui manca il portiere, come Al sempre. solito. Quanti giri rimane dentro la safety car? E due, Tre. teoricamente, se si sono messi in fila tutti. Se no, ancora Ok. un giro finché non si riallineano tutti e si riparte. Tukumik, 5 secondi limiti della pista. Sì, anche questa è una cosa Che assurda, però vabbè. è un po' assurda, però sì. Ti posso garantire che però è assurda la penalità che ha preso lui, però è giusta, perché io mi ricordo anni fa che sotto safety car non dava né avvisi né nulla, quindi tu potevi tagliare tantissimo. Interruzione, è entrata un problema in camera. E Ok, dicevo che sotto safety car non dava nessun avviso, né virtual né safety, quindi tu, volendo, prima che ti accodassi, potevi tagliare tutto e magari prendere dei secondi di vantaggio che ti servivano. Addirittura piloti, compagni di squadra, e sì, potevamo fare questa cosa qua. però non serve a niente prendersi dei secondi di vantaggio se alla No, fine poi no. ti devi riallineare. No, no, ma ad esempio ti prendi i secondi di vantaggio, che cosa ne so, uno dietro di te si è fermato e poi esce la safety, tu Ah, tagli ok, in quel molto caso lì, così sì. Sì, non perdi la posizione, oppure per il tuo compagno di squadra, siete vicini, tu tagli così lui ai box perde meno tempo possibile. Giusto, è stato giusto, però è anche questa cosa da rivedere. Comunque devo ammettere che la safety car è fatta molto 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 bene su questo gioco, l'hanno veramente fatto un bel aggiornamento, non credevo. Ma manca solo la pecca che ha causato poi tutto il parapiglia nel Gran Premio della Praeling in Italia, che i doppiati non si sono potuti sdoppiare, poi il povero Paolo si è trovato in mezzo a quel parapiglia che era successo, tipo la partenza di questa sera. E quindi niente, mancano. Ma un giro e si riparte, Il credo. giro rientra, però praticamente la gara adesso è strozzata a 2 giri. Cioè, praticamente Advance Apple non ha fatto una grande strategia in questo momento. No. Perché non credo che cioè, in 2 giri massimo perdeva boh, una o due posizioni. Adesso ne ha perse molte di più, secondo me. Anzi, ti dico di più, secondo me, era meglio rimanere con la media. Adesso, sì, perché adesso tutti i tuoi diretti rivali hanno comunque la tua stessa gomma, quindi sarà un po' più difficile cercare di prendere posizioni. Più avvantaggiato io qua vedo una Pulitan a questo punto, che in un giro potrebbe mangiarsi Campana, quello dopo i Rossi, come anche Mister X, se non si danno troppo fastidio, ecco. Io credo che comunque ottima gara anche di Lopensky in quinta posizione, secondo me può ambire a un podio. C'è da capire quanto questa soft va di più di questa media. C'è da capire perché secondo me Hiroshi comunque non perderà il podio in 2 giri. Forse Campana è un po' a rischio. Quindi, boh, vediamo. Sono veramente curioso di questi ultimi 2 giri. Ecco, adesso questi ultimi 2 giri sono veramente di sprint giri. È proprio di fuoco. Sprint Sprint lap. lap, esatto. Guarda, visto che sei bravo in partenza, io ti lascio anche la ripartenza della Eh safety no, car, va bene? va bene.
Quindi attenzione, vediamo intanto Hiroshi che prende già spazio, quindi la safety car ha spento le luci e quindi ci apprestiamo a riprendere la gara. Qui in questo momento bisogna stare molto attenti, specialmente nell'essere bravi a capire quando bisogna rallentare un pochettino per poi riuscire a ripartire molto molto bene, per non perdere la posizione, specialmente su chi poi può avere la tua scia. Intanto ultima curva per Hiroshi, ecco qua. Si riparte intanto 3 secondi di penalità per Mister X. Hiroshi, vediamo che si fa tutto verso il muretto dei box. Questa mossa qui è stata fatta parecchie volte anche nella scorsa Easter Egg Race in Bahrain con le Ferraris. Non so se ti ricordi, Raffa. Vabbè, l'unica cosa che può aiutare la scia, di certo non Eh la sì. offro, dai. Anche se mi conveniva aiutarti qua, Quindi perché sennò. siamo ripartiti con una Pulitan Attenzione, la che ho Pulitan subito intanto l'attacco, passa, di campana. campana. E quindi una Pulitan ha un giro, anzi un giro e mezzo, per prendere Hiroshi, passarlo e dargli 5 secondi però, credo, giusto? Perché una Pulitan ha 5 secondi all'accelerazione dei box. Sì, credo di Quindi sì. una Pulitan deve fare due giri proprio super, 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 super. E credo che Hiroshi venderà molto caro la pelle se la O deve conduscono. sperare che che quelli dietro facciano qualche errorino e perdano 5 Esatto. secondi. Esatto. E adesso vediamo se Mister X si libererà di campana. Mamma mia, quanta trazione ha più questa rossa. Mamma mia. Vediamo però campana si difende all'interno. Vediamo quanto stacca forte Mister X all'esterno qua. Se ci riesce fa una gran manovra con questa F2. Resiste, resiste. Adesso l'esterno si trasformerà interno per Mister X. Occhio al cordolo assassino. Magia. Dovrebbe chiudere la manovra. Bravo, bellissima manovra di Mister X. Davvero, davvero. Mamma mia, campana. Oh, Attenzione finanche all'interno, Lopeschi. Lopeschi. Mamma mia, che traversa. Mamma mia, ho visto. Traversa di Mister X, traversa di campana e traversa di Lopeschi. Però Danix frega sia Lopeschi sia campana. E si porta. Oh, mamma mia, Oddio, Lopeschi. Oh, mamma mia, che cosa sta succedendo? Sono Lopez. tutti Attenzione, sbarazzini intanto adesso. dietro, Tucubic su Una. campana. Campana che rompe l'ala, una Pulitan fa il giro veloce. Campana rompe l'ala e Credo passa. Advance Apple abbia rotto l'ala, attenzione. Non ho capito cosa è successo di tutto. E quindi adesso inizia l'ultimo giro con Danix che va attaccherà forse Mister X. Che Danix è praticamente sul podio Oddio, si è perché una Pulitan al buttato primo dentro secondo. una prema. Top Topping, incastre su topping su campana. Campana che ha il flap rotto. E adesso Lopeschi che attacca Danix. Danix side by side con Lopeschi. E poi Tucumic che. Oddio, Oddio, Dunseppola è ma cosa succede? staccato. Qui Di i tutti nervi, proprio non ti fanno più ragionare, le perché sta immagini succedendo. commentano, cioè, non faccio neanche in tempo a dire uno passa l'altro e qua. Oh mamma che attraverso di Danix. Danix vuole quel podio. Danix vuole il podio. Danix sono sicuro 100% che vuole il podio. Mentre una Pulitan attacca Hiroshi. Attacca Hiroshi. Regia, regia le immagini. Le immagini. Perché qua siamo dietro. Eccoci qua, eccoci qua. È Hiroshi, trazionato Hiroshi ha meglio tenuto la prima Hiroshi alla posizione. fine, sì. Hiroshi si sì, ha trazionato meglio, ha mantenuto la prima posizione. Adesso per una Pulitan la vittoria è difficilissima perché cioè, è a 5 secondi. Quindi Hiroshi volendo può anche farlo sfilare. Però credo che Hiroshi la voglia in pista più di quanto Volendo, vuole un bel piatto di pasta a mezzogiorno. Diamo una Pulitan ci prova. E una Pulitan si butta qua adesso, sicuro. Ci gioco tutto quello che volete. Mamma mia, che invece no. traversa. Ci prova, ci prova, ci prova, ragazzi. Guarda, guarda che ci Marco, prova. segna la Mamma mia, pace. con dietro intanto. Vediamo, 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 vediamo. Eccolo, eccolo, eccolo. Mamma mia. No, Raffa. signore e signori. Cabina di commento, pilota, fai video. E Hiroshi vince anche vince la questa gara. sprint race. Con una Pulitan che sconta 5 secondi. Mister X scala giù e podio banana con Hiroshi Lopeschi Danix. Incredibile. Le penalità hanno sconvolto tutta la gara e Hiroshi la vince in pista. Complimenti, Raffa. Prime sensazioni di questa vittoria? Avevo una paura incredibile di Napo. Infatti, poi appena finita la gara gli ho raccontato, mi sono ricordato un evento che facemmo sul canale di Amos Laurito, con Sutilde, che si buttò in Bahrain all'ultima curva sotto il diluvio, arrivò lunghissimo. Infatti ho detto, ero sicuro che ci avresti provato. E quindi con queste parole a A caldissimo di caldi. questo pilota che ha appena vinto la Una gara, settimana papera. sì, per favore, siamo Ma in casa. io vorrei Io fare una domanda a Raffa, scusa. Come ti senti a non essere più l'unico ad aver fatto una gufata indifferita?
È vero, in discesa, paura perché Perché sta è mazzo, bruciando. attenzione, Napolitan cercherà subito il sorpasso e tra un po' perde la macchina che va a muro. Comunque, comunque, alla fine i risultati sono i seguenti: i Roshi spariti, perfetto. Niente, comunque ha vinto Roshi, secondo Lopensky e terzo Danix, che è Sì. partito ultimo, ha fatto una grande gara. E queste sono le classifiche sia piloti e sia costruttori. Costruttori vediamo che la Campos è a 113 e la Demsa adesso a 102. MP E quindi niente. 96. Questo è quanto. Io vi do un saluto. Credo che l'ultimo evento dell'F2 sarà l'ultimo di campionato, giusto? Sì, in Brasile il 9 marzo. Brasile 9 Quindi marzo. Vi invitiamo a partecipare perché è molto divertente, si sta tutti in party, ci si diverte, ci si butta fuori e quindi è molto si divertente litiga. e si litiga. E Ma quindi poi si niente, rifà la io pace. poi si rifà la pace, quindi io vi saluto, saluto da Maggio e vi invito a seguire i campionati, soprattutto tutti i campionati, sia Sport, sia Pro, sia Prime, sia Master, che sono ancora, penso sia uno dei pochi anni dove tutti e quattro i campionati penso arriveranno alle ultime gare a decidersi. E quindi io vi saluto e vi invito a seguire sempre Fit. Ciao ragazzi. Ciao ciao! Ciao, ciao.